Tommaso, come sta, mister? Come sta? Domani vediamo. Dovrebbe stare bene, viene da un buon risultato. Ci ripresentiamo, insomma, qui a Campobasso con una vittoria, però ci ripresentiamo anche con una sconfitta con la San Benettese in casa, quindi vorremmo ricominciare a fare punti dopo la sconfitta subita mercoledì scorso. Squadra che vince non si cambia, rispetterà questa regola oppure porterà delle modifiche? Fiore dall'inizio, questa insomma potrebbe essere una novità. Sì, potrebbe anche essere, perché il ragazzo non sta male, però dobbiamo anche vedere come stanno gli altri, perché c'è Aquino che ha avuto una distorsione giovedì e quindi dobbiamo valutare le sue condizioni. Dimas invece deve essere... Dimas potrebbe aver risolto i suoi acciacchi che durano da un po' di tempo, soprattutto l'ultimo in casa proprio con la San Benettese, quindi ha avuto questo trauma che insomma ha faticato a sparire, però oggi si sentiva abbastanza bene da poter correre e quindi potrebbe essere disponibile. Anche questo però lo valutiamo domani mattina. Da quello che abbiamo visto si potrebbe tornare al 4-3-3, dopo il 4-4-2, 4-2-4 di Iesi? No, noi in settimana abbiamo fatto tutte e due le cose, perché comunque era anche nelle previsioni di voler comunque avere sempre una situazione alternativa, sempre per quanto riguarda la fase offensiva, perché dietro sempre a 4 faremo. E quindi questa è stata un'altra settimana come altre passate dove abbiamo giocato 4-3, dove qualcosa vediamo anche dal punto di vista di avere due attaccanti. Ci può stare che facciamo una delle due scelte. Il Chieti è una squadra di spessore, una squadra che può recitare un ruolo importante e che magari sì, partire con qualche difficoltà, però se andiamo a vedere le difficoltà ce l'abbiamo anche noi, perché se escludi la vittoria di Iesi noi siamo in difficoltà più di loro. Quindi giochiamo contro una squadra che ha valori e in questo momento del campionato i punti non fanno testo, seppur chi li fa li merita e ci mancherebbe altro, però in questo momento del campionato è difficile dire quale sarà la squadra più forte o quali saranno le squadre che devono lottare per salvarsi. Il Chieti è una squadra che si sapeva già la struttura per poter fare un campionato di vertice e nonostante ha avuto qualche difficoltà come l'abbiamo avuto noi, se non di più come ti ho detto prima, è una squadra che comunque gioca bene, l'allenatore è bravo e già dall'anno scorso è con loro. La squadra è cambiata un po', però l'ossatura è rimasta e quindi diciamo è una partita difficile, una partita che bisogna fare molta attenzione, bisogna cercare di vincerla e bisogna rispettare il loro valore. Dobbiamo aspettare un avvio Garibaldi, tra virgolette, come 7 giorni fa, nel campo basso. Parli di Iesi, no? Sì. A Iesi abbiamo avuto un atteggiamento giusto, non abbiamo avuto nessun atteggiamento garibaldino, abbiamo avuto un atteggiamento giusto, sì, no, perché tu chiaramente fai riferimento anche alla partita fatta con la Miternina, perché poi l'approccio con la Recanatese non fu sbagliatissimo, seppur siamo andati in svantaggio. E comunque fare un approccio garibaldino, diciamo, questa non sarà mai una squadra che ti potrà mettere sotto dal primo all'ultimo minuto con i ritmi alti, perché comunque siamo una squadra che ha una struttura e che deve fare dell'approccio caratteriale diciamo la sua arma di forza, ma soprattutto dovrà fare le partite bene dal punto di vista tecnico, perché se noi riusciamo come vorremmo e gestire palla bene diventiamo poi una squadra che potrebbe essere forte. Se sbagliamo la partita dal punto di vista tecnico, oltre che sempre dal punto di vista diciamo mentale, bisogna esserci sempre, quello bisogna darlo per assodato. Noi non dobbiamo sbagliare la partita dal punto di vista tecnico, perché se mettiamo la partita sulla corsa poi noi potremmo perdere qualche valore.